Monti del Pollino, firmato l'atto di concessione alla San Benedetto, in arrivo lavoro per 15, critici gli ambientalisti. Sottoscritto l'accordo tra Regione e Acqua Minerale San Benedetto S.P.A. per l'avvio di uno stabilimento per l'imbottigliamento dell'acqua a Viggianello. Un progetto che intende garantire occupazione e diffusione del nome del Pollino nel resto d'Italia. Sentiamo Emilia Rettura. 15 persone al lavoro fin dall'avvio della produzione a settembre dell'anno prossimo, altre 40 impiegate nell'indotto fatto di logistica e trasporti. La promessa sui livelli di occupazione del futuro stabilimento di acque minerali a Viggianello arriva direttamente dal presidente della San Benedetto S.P.A., il gruppo che realizzerà l'impianto con il marchio Fonti del Pollino. Alla mano d'opera tutta lucana sarà richiesto un alto grado di preparazione, ma sarà offerto in cambio un preciso programma di formazione da svolgersi in altre sedi della San Benedetto. Che abbiamo scelto la Basilicata come base logistica ideale per quello che è la mission che noi abbiamo dato a questo stabilimento, o daremo a questo stabilimento, perché la Basilicata è una regione che dà quella rassicurazione sia sociale che diciamo, di qualità di persone che dà ben sperare per il futuro. Salubrità dell'acqua, onestà delle persone, gli ingredienti che hanno portato il gruppo Veneto a investire a Viggianello quasi 12 milioni e 400 mila euro per produrre 150 milioni di bottiglie all'anno. Ma come spiegato oggi da Zoppas nell'incontro che ha siglato l'accordo con la regione, anche il contributo regionale di 3 milioni e 400 mila euro è stato determinante. Gli incentivi sono la scintilla, ha detto, poi serve la disponibilità che in Basilicata dice di aver trovato, quello che aiuta un imprenditore a investire in un momento così difficile. Nessuno sconto poi sull'attenzione per l'ambiente. Il nuovo stabilimento si inserisce in una politica di taglio delle emissioni di CO2 e tutela dell'acqua. Il 99% delle risorse idriche sono superficiali e ahimè gran parte sono inquinate. Direi che per la tipologia di business che noi stiamo portando avanti, per noi è importante tutelare la risorsa.